Ciao a tutti, in questo video vi facciamo vedere la recensione di un frullatore, nello specifico un blender del brand Ejuicer. Il frullatore è il Vidia ed è un frullatore che abbiamo avuto modo di provare per un lungo periodo, infatti è circa un anno che è con noi, insomma ci abbiamo fatto davvero di tutto, quindi la recensione di oggi sarà una recensione decisamente completa. Inizio col presentarvi proprio l'elettrodomestico. Il frullatore è questo, ad delle dimensioni molto compatte, quindi è ottimo anche se avete una cucina piccolina. È comodo anche da tenere sempre sul piano della cucina perché appunto occupa davvero poco spazio. Gli accessori sono questi: un boccale da 350 ml e uno da 700, quindi abbastanza capiente. Poi ovviamente le lame, che in questo caso sono 6, e questo assicura una miscelazione davvero ottima anche per gli ingredienti più duri. Infine abbiamo anche un tappo che trasforma il boccale anche in una borraccia. In questo modo, una cosa che mi piace tantissimo è il fatto che questo tappo funzioni. Quando acquisto contenitori, borracce, chiamiamole così, di questo tipo, i tappi perdono sempre, non so per quale motivo, ma ogni volta dopo pochi utilizzi iniziano a perdere il liquido che ho messo all'interno. Invece questo tappo è davvero molto ermetico, quindi assolutamente ottimo, e inoltre potete utilizzarlo proprio come tappo per andare a chiudere i boccali in modo da poterli riporre in frigorifero senza utilizzare la pellicola. Stessa identica cosa in realtà potete fare anche con la parte delle lame, perché se lo andate a chiudere in questo modo potete comunque lasciarlo in frigorifero, e anche in questo caso molto pratica. Le funzioni sono 3, molto basic, molto spartane, ma davvero funzionali. Ha una funzione start and stop, ovvero la fate partire, quindi premete il pulsante e finché non lo ripremete il frullatore frulla. Ha poi la funzione auto blend, che ha una sorta di programma preimpostato, quindi fa delle miscelazioni a intermittenza, in sostanza frulla, poi si interrompe, frulla, si interrompe e via così finché non decidete poi di interromperlo voi. E infine la funzione pulse, che più o meno hanno tutti i frullatori, è molto comoda e funziona solo quando la tenete premuta, quindi se volete dare delle miscelazioni rapide, brevi, potete utilizzare quella funzione. La funzione pulse è molto comoda ad esempio quando il cibo vi si incastra un po', si rallenta, perché dà proprio una bella spinta, parte subito molto forte e riuscite a disincastrarlo dalle lame e ripartire poi con la miscelazione normale. C'è da dire su queste funzioni che sono state tutte quante utilizzate sempre, cioè non ce n'è stata mai una che non ho mai usato, ed è una cosa che gradisco molto in un elettrodomestico, perché capita spesso di comprare delle cose che poi hanno molte funzioni che magari ho pagato ma non ho mai utilizzato, non so se mi sono spiegata. In questo frullatore sarà che appunto sono molto semplici, molto utili, le ho utilizzate, diciamo che ogni funzione ha il suo utilizzo. Ad esempio magari per gli ingredienti che ho frullato mi serviva una funzione come lo start and stop, quindi lo mettevo, frullava lui e poi lo interrompevo, oppure una funzione come il pulse o ancora come l'auto blend, quindi funzioni che si utilizzano, davvero ottimo. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo frullatore è la potenza. Di solito in questi blender compatti, anche con prezzi molto abbordabili, la potenza ne risente, insomma da qualche parte devono risparmiare e di solito risparmiano proprio sulla potenza, magari riempono da accessori che non si utilizzano quasi mai e la potenza scarseggia, quando la potenza è la cosa più importante in un frullatore, perché se io non ho un frullatore potente avrò molta difficoltà a frullare tutti quei cibi più duri, più pastosi, più difficili appunto da frullare. In questo caso invece abbiamo un set molto semplice, però le prestazioni sono davvero ottime. Come vi dicevo, essendo un frullatore molto potente, frulla tutto quanto in modo molto veloce.
la velocità è decisamente alta, però frullando tutto quanto molto bene, gli ingredienti all'interno rimangono per pochissimo tempo. Questo fa sì che da una parte è vero, la velocità è alta, le lame si vanno a surriscaldare un minimo, però è tutto quanto talmente veloce che in realtà fa scaldare il cibo davvero molto poco. Io avevo un frullatore prima di questo un po' vecchio, aveva perso la filatura, non era molto potente e alla fine tutto quello che dovevo frullare ci metteva una vita, anche cose molto leggere come le foglie di basilico. Lo so, il basilico non si frulla mai, il pesto non si fa mai nel frullatore, però io da non genovese ogni tanto lo facevo. Per farvi capire, degli ingredienti molto morbidi, semplici da frullare, ci mettevano una vita, non si riuscivano a frullare e a quel punto davvero si surriscaldavano e poi il sapore e i colori cambiavano decisamente. Con un frullatore del genere è tutto talmente veloce che il cibo non si surriscalda. Passiamo ai contro. La prima cosa che ho notato, ve l'avevo già anticipato quando parlavo delle funzioni che sono soltanto tre, è proprio l'assenza di della possibilità di scegliere la velocità. Cioè questo frullatore ha una sola velocità. Ho notato in realtà che lo start and stop ha una velocità maggiore rispetto alle altre velocità, alle altre impostazioni, però in generale la velocità è una, quindi non posso scegliere se mettere una velocità molto bassa o molto alta. Questo non è un vero contro, però utilizzandolo spesso mi sono resa conto che per alcuni alimenti andare in certi momenti più piano, cioè frullare a minore velocità, comporta anche un miglior risultato. Questo non vale per tutto, però a volte mi sarebbe stato utile. L'ultimo contro è in realtà il lato negativo di tutti i blender, quindi di tutti i frullatori che hanno le lame così sul fondo e i boccali molto alti. Proprio i blender hanno questa caratteristica ed è quella che fanno un po' di difficoltà a frullare i cibi pastosi. Questo non dipende dalla potenza del frullatore, non dipende dalla qualità delle lame, è proprio una questione ergonomica, diciamo così. Il cibo più pastoso nei frullatori che hanno questa forma fa difficoltà a girare, come ad esempio potrebbero fare degli ingredienti più leggeri, e quindi dovete aprire il frullatore, dare una mescolata, richiuderlo e continuare a frullare. In sostanza è un prodotto che mi è piaciuto molto, l'avete visto in più e più video perché l'abbiamo proprio utilizzato con piacere. L'ho praticamente sostituito per intero al mio vecchio frullatore, di cui utilizzo ancora soltanto la parte del frullatore ad immersione, anche se devo dire che anche quella si potrebbe sostituire benissimo con questo blender. Il prezzo è di 69 euro, che per un frullatore con questa potenza è un buon prezzo, quindi ha un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Adesso ovviamente ve lo facciamo vedere all'opera. Abbiamo pensato di realizzare per voi un pesto alla rucola molto molto buono, ovviamente semplicissimo e velocissimo da preparare. Mi dicono dalla regia là dietro che è stata la ricetta 2018 di Federica. Io credo di averlo fatto in solitaria un paio di volte, ma l'ho assaggiato tante tante volte da Federica e vi garantisco che è veramente buono, quindi è una sua ricetta. In descrizione trovate tutte le altre ricette fatte con questo frullatore, perché in un anno e passa di utilizzo ne abbiamo fatte davvero tante, tra varie ricette, appunto cosa mangio in un giorno e così via, ne abbiamo collezionate un po', quindi ve le trovate tutte quante in descrizione. Qui abbiamo la nostra rucola che abbiamo appena lavato. Se utilizzate una rucola già lavata, ad esempio quelle in buste che di solito sono molto molto asciutte, potete utilizzare un pochino di acqua da aggiungere poi insieme a tutto il resto degli ingredienti. Andiamo ad aggiungere anche un pochino di acqua fredda. Aggiungiamo anche i carciofini, quelli sott'olio, scolati leggermente. So che a molti di voi non piacciono, ma ci stanno benissimo e Federica mi garantisce che sono prima di tutto necessari. Senza i carciofini questo pesto non vi viene bene e il sapore poi non si sentirà, il pesto non saprà di carciofini sott'olio assolutamente, avrà un sapore molto molto delicato, garantisco anch'io che l'ho assaggiato più di una volta. Aggiungo anche i capperi,
Vado ad aggiungere della frutta secca, queste che stiamo utilizzando sono le noci brasiliane, va bene qualsiasi frutta secca, quella che vi piace di più. E aggiungiamo circa 2 cucchiai di olio. Quindi chiudiamo e frulliamo. Come sapete bene, la rucola ha un sapore abbastanza amarognolo. Se vi piace un sapore più delicato, potete frullarlo di meno, quindi lasciarlo leggermente a pezzettoni, fare un pesto un po' più grossolano. Se invece vi piace il sapore più amaro, potete frullare di più